Sì, buonasera a tutti. Complimenti a voi, complimenti a voi. State facendo veramente sognare una città e ci tenevo a venire qui negli spogliatoi per farvi gli auguri, soprattutto per fare complimenti alla squadra, alla dirigenza, ma a questo bel gruppo che si è creato e che sta veramente dando alla città bellissimi segnali, bellissimi momenti. C'è un grande tifo, c'è una grandissima attenzione, soprattutto una grandissima speranza. Sono venuto qua per rappresentarvela e soprattutto per ringraziarvi, ringraziare questa bella squadra che si è creata. Quando parlo di squadra mi riferisco a tutto il gruppo, alla società, alla dirigenza, a tutti voi, ecco, alla città, al tifo che c'è, che ha creato veramente un bel entusiasmo, e questo è grandissimamente merito vostro. Grazie e auguri di buon anno a voi e alle vostre famiglie. Grazie di tutto. Sindaco Zambuto, ti abbiamo visto in tribuna e soprattutto poi sei sceso negli spogliatoi per un saluto alla squadra. Oggi un pubblico di altra categoria, cosa possiamo dire al popolo biancazzurro, alla società per questo 2013 che sta per iniziare? Io ho fatto gli auguri alla squadra, ho fatto i complimenti a questo gruppo che si è creato, gruppo e squadra considerato in termine molto ampio, perché va in questa accezione inserita in primo luogo la dirigenza che ha investito in questo gruppo di uomini, di professionisti che ci stanno regalando queste bellissime giornate. Una squadra veramente, è diventato un piacere venire allo stadio, venire vedere il bel gioco, vedere gol, vedere soprattutto il gioco, ed è una grande soddisfazione. Sono venuto qui proprio per ringraziare tutti i ragazzi di questa grande gioia che stanno dando alla città, una città che sicuramente merita una categoria superiore, ma i ragazzi stanno onorando al meglio l'impegno per un pubblico, per un tifo, per una piazza, quella di Agrigento, che sicuramente merita questa squadra. La società chiede una maggiore attenzione per quanto riguarda l'impiantistica. Abbiamo visto l'Esseneto tirato al lucido, adesso occorre però pensare anche ad una struttura alternativa per gli allenamenti. Da sempre la nostra attenzione è stata nei confronti dell'impiantistica. Siamo iniziati dall'anno zero con grandissime difficoltà di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto, diciamo, sono le ragioni economiche la causa di tutti i problemi, rispetto alle quali però stiamo intervenendo oggi finalmente con l'approvazione del bilancio per fare una programmazione, un investimento che sia e che renda più efficiente tutta la struttura. Rigoli, chiudiamo l'anno con un successo, un 2012 che ha visto l'Acragas protagonista in un torneo di eccellenza segnato biancazzurro. Ma indubbiamente i numeri dicono questo. Penso che abbiamo fatto un grande girone di andata, siamo ripartiti con la prima di ritorno e penso che siamo ripartiti abbastanza bene. Non era assolutamente facile vincere la partita di oggi, perché in una settimana abbiamo fatto 3 partite abbastanza importanti. Mercoledì col San Giovanni Gemini è stata una partita dove c'è stato un grande dispendio di energie da un punto di vista psicofisico. In una settimana abbiamo realizzato, penso, dei numeri abbastanza importanti, 11 gol fatti, uno solo subito, quindi sono dei numeri che parlano da solo. I complimenti vanno a questi ragazzi, perché sono dei ragazzi meravigliosi, e non lo dico solo perché abbiamo fatto questi risultati, lo dico perché vivendo tutta la settimana con loro posso solo trasmettervi che è un gruppo meraviglioso sotto tutti i punti di vista, con delle grandi qualità sia tecniche che umane. Durante la partita, soprattutto nel primo tempo, dentro l'area tecnica hai richiamato molto la tua squadra. Ma indubbiamente non mi sono piaciuti per come abbiamo affrontato la partita da un punto di vista mentale. Forse magari io sono un po', come dire, a volte sono un po' che rompo troppo l'anima ai ragazzi, però era normale dopo quello che abbiamo fatto. Cercavo di spronarli, di dargli una mano d'aiuto, perché non mi stava piacendo per come stavamo gestendo la partita, per i ritmi che davamo, però penso che
abbiamo, fra le altre cose, giocando a ritmi bassi, abbiamo creato due o tre situazioni importanti prima del raddoppio, e volevo un po' più di concentrazione in tutte le situazioni che stavamo creando. Però voglio dire, penso che nella seconda parte della gara abbiamo migliorato questo aspetto, e quindi noi dobbiamo cercare di dare il massimo, perché c'è la gente che ci guarda, c'è la gente veramente calorosa, dove bisogna rispettarle, perché principalmente con le partite si possono vincere, si possono perdere, si possono pareggiare, però penso che la gente che viene al campo bisogna rispettarla, e va rispettata con l'impegno massimo che bisogna dare. Un entusiasmo incredibile, cosa si sente di dire a questi ragazzi che aspettano davanti al cancello? Ma io cosa dico? Ho detto poc'anzi che vorrei abbracciarli a tutti uno per uno, per il grande calore che danno, per la grande passione che mettono, e veramente non mi stanco mai di dirlo che sono unici, sono meravigliosi, e penso che prima delle categorie sta gente merita grande rispetto da parte nostra. Più forte questa Akras e il suo Ragusa dell'anno scorso? Ma io non voglio fare paragoni, dico solo che questa squadra è forte, con dei numeri abbastanza importanti. Forse da un punto di vista dei giovani siamo nettamente superiori, perché numericamente abbiamo più giovani di qualità. Negli over penso che abbiamo migliorato qualcosa, però voglio dire, in questo momento ritengo che è una squadra molto forte per la categoria. Arena, due firme importanti contro il Valderice, tante giocate, ormai il prezzo del biglietto vale appunto lo spettacolo che offri insieme alla squadra. Come dici tu, è vero, diciamo per tutta la squadra, poi se ci sono le mie giocate o quelle di qualcun altro importanti, che fanno anche gol oppure qualche assist importante, ne giova lo spettacolo. Il pubblico è fuori che praticamente chiede a gran voce la tua presenza. A questo pubblico cosa possiamo augurare? Prima di tutto un buon Natale, lo trascorrono bene, in famiglia. Poi un augurio di buon anno, e che questo anno nuovo posso portare l'Agregas nella massima serie dilettantistica. Hai firmato con una doppietta, allunghi nella classifica dei marcatori, anche questo è un primato importante per Arena e per l'Akragas. Sì, siamo a 15 su 16 partite, se non sbaglio, un buon rullino di marcia. Non ci speriamo di continuare così, di non mollare un attimo, perché adesso ci potrebbe essere dei cali di concentrazione, dato che siamo a più 11 sulla seconda, però noi siamo con i piedi per terra, siamo consapevoli della nostra forza e cerchiamo sempre di pensare partita per partita e di vincere il prima possibile. Grazie Nicola. Presidente Alessi, il richiamo della dirigenza nei confronti del pubblico oggi ha dato una risposta positiva? Sì, ce l'aspettavamo, perché eravamo sicuri che il pubblico argentino non sarebbe rimasto insensibile ai nostri appelli, e siamo contenti perché oggi abbiamo visto una grande cornice di pubblico, ma oltre ad aver visto una grande cornice di pubblico abbiamo visto un pubblico molto appassionato che ci ha sostenuto per tutti i 90 minuti, quindi grazie a questi tifosi che oggi veramente ci hanno dato una bella soddisfazione, e grazie anche a questa squadra entusiasma appunto quella che è la tifoseria un po' più scettica. È iniziato il conto alla rovescia, meno 14 alla fine. Meno 14 alla fine, e speriamo di continuare questo rollino di marcia che devo dire è da record. Questo è stato veramente un gran bel regalo di Natale che ci ha fatto la squadra, che ci hanno fatto i tifosi. Speriamo bene nel proseguo del campionato, e che già da domenica prossima, in questa semifinale di Coppa Italia con il Camarat, rivedere veramente questa cornice di pubblico che è stata veramente commovente. È stato preannunciato l'ingresso in società di un paio di imprenditori o sponsor? Ci stavamo arrivando, noi abbiamo uno ma buono. Io voglio presentare alla stampa Salvatore Crapanzano, che è un imprenditore di Agrigento che si era avvicinato tempo fa alla squadra così come appassionato, così come piccolo sceneggiatore. Oggi finalmente ha fatto il grande passo ed è entrato a far parte attiva della dirigenza dell'Agegas, e quindi è un dirigente a tutti
tutti gli effetti. Voglio per l'occasione, come dire, dire che in settimana, visto l'ingresso del nuovo socio, ridistribuiremo le cariche sociali, quindi gli daremo anche un incarico di grande spessore all'interno della società. Ma oltre a questa new entry societaria, volevo annunciare che Ciccio Nobile non sarà più l'allenatore della Juniores, ma andrà a far parte a pieno titolo dello staff tecnico della squadra, della prima squadra. Nello staff tecnico, sì. Quindi non in seconda, però dico fa parte integrante dello staff tecnico. La Juniores è la Elio Caltagirone, è già affiliata a Elio Caltagirone. Un altro ritorno gradito per la società è quello di Maurizio Capraro, che entrerà di nuovo a far parte dello staff societario, e appunto anche per questo in settimana ridistribuiremo queste cariche e gli daremo anche un incarico di spessore all'interno della società. Da oggi la base societaria si allarga, ovviamente questo è un bel segnale per programmare anche la prossima stagione. Sì, è un impegno determinato dall'affetto che personalmente ho nei confronti dell'Agrias, e una battuta riassume il motivo del perché avvicinarsi all'Agrias. A cuor non si comanda. Agrigento è una città importante, merita una squadra importante, e per questo il progetto collegato all'Agrias è un progetto importante di calcio, importante, pieno di risultati. Tra l'altro un battesimo segnato da una bella vittoria, 3 gol contro il Valderice. Sì, è una squadra che fa vedere realmente la capacità di gioco, ha giocatori di spessore, ha uno staff tecnico di tutto rispetto, la dirigenza si è impegnata a 360 gradi, ora Agrigento risponde adeguatamente, pensiamo all'altra metà del campionato e finalmente speriamo alla Serie D. Presidente, il pubblico non vuole lasciare l'Esseneto. È veramente un grande attestato di riconoscenza a questo tecnico, gridano a viva voce Pino Rigoli, tutta la squadra e la dirigenza. Veramente è commovente vedere tutti questi tifosi fuori allo stadio che osannano questa squadra, questa società, veramente emozionante, e li ringrazio di cuore perché ci stanno facendo vivere veramente un bel Natale. Toto Catania, il successo praticamente chiude un 2012 davvero tinto di biancazzurro. Ancora non è finita, per chiudere il 2012 c'è ancora una partita domenica. Voi sapete come l'ho sempre pensata io, che questo è un gruppo che merita sicuramente di cercare di andare più lontano possibile su tutti i fronti. Quindi noi teniamo particolarmente anche a questo traguardo che è anche la Coppa, e quindi sicuramente domenica i ragazzi saranno tutti loro stessi per andare avanti anche in Coppa e regalare qualche altra soddisfazione a questo meraviglioso pubblico. Oggi è superfluo parlare della partita, parliamo soltanto del meritato riposo che meritano questi ragazzi, e di augurare a tutti i tifosi agrigentini un sereno Natale. A proposito di pubblico, l'appello della dirigenza ha dato i frutti, oggi almeno 2000 spettatori per una partita che non era considerata di cartello, però già è un segnale importante. Ma sicuramente non avevo dubbi, pian piano la gente sta continuando a rispondere, e sempre nuova gente si avvicina alla squadra, e di questo sono contento e le voglio ringraziare personalmente. Domenica il derby di Coppa con il Camarat. Sì, come ho detto prima, intanto ci godiamo queste feste e poi al ritorno delle vacanze cercheremo di concentrarci per questa partita di domenica, che cercheremo di, come ti ho detto, di andare più avanti possibile. Le maniche noi e la società sicuramente per cercare dei rinforzi che ci servono nei reparti dove la gente è stata allontanata, e niente, e poi dobbiamo proseguire per la nostra strada. Okay,